Salve amiche ed amici, qui ancora una volta il vostro Saint-Chan, che stavo navigando in internet per l'esattezza nel web e ancora più per l'esattezza stavo in Facebook quando mi è arrivata una notificazione. Allora stavo nel gruppo pubblico YouTubers italiani spam canali YouTube, che qui lo potete vedere, no? YouTubers italiani spam canali YouTube. Quando ricevo una notifica del nostro amico Maurizio Zappon, credo che si lega così, nel quale dice: sponsor time 3 3, diamo voce anche ai canali più piccoli, altri bei canali degni di nota sponsorizzati al solito modo. Vabbè, allora sono andato a vedere il video. Sono andato a vedere il video, che è questo, nel canale che è questo Chrono the Trigger o Trigger, non so. Allora qua spiega nel video: altri bei canali degni di nota sponsorizzati al solito modo. Regole obbligatorie dello sponsor time: essere iscritti al mio canale ed essere attivi, richiedere la sponsorizzazione con apposito sponsorizzami solo sotto il video delle sponsorizzazioni. 3. Dopo essere stati sponsorizzati, non richiederlo anche nel prossimo video, ma lasciare passare almeno 5 o 6 sponsorizzazioni. Chiunque non rispetterà tutto ciò verrà ignorato. E io infatti non ho messo soltanto sponsorizzami, ho messo l'hashtag anche in YouTube, Spreaker, Facebook. Però gli ho scritto una nota estesa, tanto per non limitarmi a mettere hashtag sponsorizzami, perché mi sembrerebbe un po' meschino. E poi gli ho detto che appena avrei potuto lo avrei menzionato io a lui, come lui mi menzionerà a me. Certo, io non farò adesso una rassegna critica del suo canale, anche se vedo che dei video interessanti ne ha tantissimi. Però soprattutto molti video di game, sembra che ha un'infinità, fa molto game, è un canale interessante, è bello a volte vedere i nuovi giochi che ci sono o dei revival. Ecco qua, forse ci avrà 100 o 200 video. Niente, caro il mio amico Maurizio Zappon, e del canale di YouTube Chrono the Tiger Trigger, Chrono the Trigger, che sta in YouTube come Maurizio Zappon. Ti saluto quando vuoi, menziona il mio canale, che io tornerò a menzionare un'altra volta il tuo canale, tanto di Facebook come di YouTube, perché la tua iniziativa mi sembra molto interessante ed eventualmente ne parlerò nel mio Twitter. Tu dimmi cosa pensi di questo. Vabbè, ma non era di quello che volevo parlare oggi. Oggi vi volevo parlare
Di tutto questo incredibile casino che si è rivelato negli ultimi 5 o 6 anni il conflitto siriano, perché ognuno ha appoggiato gli insorgenti che gli hanno fatto comodo a lui, definendoli moderati, e ognuno ha bombardato invece i terroristi che considera lui terroristi, eccezione fatta per Putin e la Russia, che hanno sempre appoggiato il governo legittimamente e democraticamente votato di Bashar al-Assad. Che poi si possa essere d'accordo con lui o no per i metodi che ha adottato nel governare è un'altra cosa, ma c'è da dire che la gente che reprimeva e la gente che uccideva lui, Saddam Hussein e Gheddafi, in realtà erano questi integralisti islamici a cui è difficile applicare la giustizia in un altro modo, perché sono pronti a arrivare al martirio, alla morte, pur di combattere per i loro ideali, a farsi saltare in aria. Quindi è difficile combattere contro gli integralisti islamici come se fossero dei semplici agenti eversivi della versione nera o della sovversione rossa che abbiamo avuto in Italia negli anni di piombo. Questa gente che riesce anche a fare del reclutamento nelle carceri è gente che è disposta ad ammazzarsi in qualsiasi momento anche per fare due o tre vittime, che agisce dal punto di vista razionale. Quindi non so, si è andati a fare un casino in Siria e poi in una delle emails che hanno hackeato alla Hillary Clinton si è saputo che lei diceva che bisognava distruggere lo Stato siriano, ripeto, non liberarlo dai terroristi o dal regime terrorifico di Bashar al-Assad, ma distruggere lo Stato siriano per fare un favore o per aiutare Israele. Chiaramente più si rafforza Israele nella regione, più gli Stati Uniti dominano la regione. Quindi si è visto come queste primavere arabe hanno avuto una matrice statunitense con i social media, che sono stati manovrati un po' da chissà dove. Adesso loro si lamentano degli hackers russi e cinesi, ma loro riescono con il mainstream e i mass media a creare informazioni. Anche quella è una forma di hackeraggio. Però niente, la mia riflessione va in questa direzione, che la stessa Hillary Clinton, che adesso si candida come presidente, ha riconosciuto che ha armato e finanziato l'ISIS. Vi ricordate quando qualche anno fa dovevano dare le armi ai peshmerga curdi e per un errore di calcolo le hanno lanciate dal lato dell'ISIS, le armi che loro erano contenti, avevano fatto dei video dicendo di aver catturato granate da mano, mitragliatrici e tutto, tonnellate di armi lanciate dagli aerei col paracadute, stranamente caduti dal lato dell'esercito dell'ISIS. Finché la Russia non è intervenuta, si direbbe che sono riusciti a fare ben poco gli statunitensi per reprimere l'ISIS, ma per andare contro i filo governativi siriani invece hanno fatto moltissimo. Quindi adesso loro si lamentano che dei civili che stanno dalla parte dei guerriglieri dell'ISIS cadino vittime dei russi. Ma chi si lamentava quando dei civili che vivevano dal lato di quelli invece che avevano votato Bashar al-Assad cadevano donne e bambini vittime dei raid nordamericani ed europei della NATO? Nessuno. Quindi è così, ognuno impreca contro l'altro quando gli rovina i suoi piani.
volevano destabilizzare e distruggere la Siria, sono riusciti soltanto a distruggerla parzialmente, aiutando i cosiddetti insorti moderati, che poi ogni volta che lanciavano delle armi agli insorti moderati finivano nelle mani dell'ISIS. E invece adesso che i russi, appoggiando il governo legittimo di Bashar al-Assad, riescono a reprimere l'ISIS, allora sono cattivi che uccidono civili. Ma quando le vittime collaterali, cioè i civili che morivano sotto i bombardamenti, morivano sotto i bombardamenti della NATO e degli Stati Uniti, allora si diceva come diciamo dei deprecabili incidenti o addirittura delle perdite necessarie a debellare i terroristi nella regione. Invece adesso che sono i russi, sono cattivi. Sembra che i loro interventi sono inopportuni perché provocano soltanto vittime collaterali. E non dicono come invece abbiano fatto arretrare i terroristi tagliagole dell'ISIS che hanno finanziato gente come Hillary Clinton, che si vuole presentare alle elezioni della presidenza degli Stati Uniti. Forse è meglio che vince Trump. Lui dice che non avrebbe mai fatto queste guerre. Non so se lo dice per vincere la campagna elettorale o perché ci crede. Perché dei repubblicani come Bush padre, Bush junior e Reagan di guerre ne hanno fatte. Quindi non si può dire che i repubblicani non abbiano fatto guerre, solo i democratici. Ma questo Trump dice che lui le guerre non avrebbe mai cominciato. Certo, lui si riferisce sempre all'amministrazione Obama e a Hillary Clinton. Si scorda che le guerre sono iniziate negli anni 90 con Bush padre, tutte queste guerre invasive, tutte queste aggressioni, ma anche con Carter. Forse anche con Reagan. Comunque, forse Reagan poteva intervenire poco perché c'era ancora la guerra fredda. Comunque lui dice del suo meglio per vincere, perché adesso si deve confrontare con Obama e Hillary Clinton. Bisogna dire che Obama, quando è diventato presidente, che sparlava male dei Bush, sparlava male dei Clinton, sparlava male di tutti, poi invece si incontrava sempre con loro a braccetto. Quindi forse questo Donald Trump un domani come presidente li avrà più accanto ai Clinton, agli Obama e ai Bush che lontano. Per questo che sta avanzando finalmente la coalizione a combattere l'ISIS grazie ai russi, e si vuole spacciare le conquiste dei russi, che costringono, obbligano ad arretrare l'ISIS e a perdere molto terreno e uomini, lo si vuole spacciare come interventi inopportuni perché ci sono vittime collaterali. Ma quando erano i nordamericani a bombardare, che bombardavano più i siriani che non l'ISIS, non c'erano vittime collaterali, oppure erano accettabili. Niente, sono delle mie conclusioni circa questo fatto della guerra in Siria, che è un terreno nel quale si stanno confrontando e misurando tutte le potenze del mondo, inclusi cinesi, indiani, chissà, perché è tutto il contrario di quello che è successo con la prima guerra mondiale. Nella prima guerra mondiale, cioè la prima guerra mondiale è iniziata perché in Serbia hanno ucciso un principe austro-ungarico. Allora si è iniziata a spargere a macchia d'olio la guerra, il conflitto, coinvolgendo tutti gli stati europei. Da una piccola regione come la Serbia è passata a tutta Europa. Invece in Siria è successo il contrario. Si è acceso il focolare di guerra lì, si è allargato un po' in Iraq e un po' in altre regioni, ma tutto il mondo è andato a fare guerra in Siria. Non è
che si è sparso il conflitto a tutto il mondo, per fortuna. Tutto il mondo è andato a bombardare la Siria. Poveri siriani. Pagano le conseguenze degli equilibri geopolitici delle altre nazioni, degli interessi geopolitici delle altre nazioni, che gli Stati Uniti hanno sempre meno peso e meno potenza e meno influenza, e quindi gli altri vogliono misurarsi con loro per succedergli. Allora, questo è tutto, questa mia breve riflessione sul conflitto in Siria e su chi sta dietro l'ISIS. Vi lascio e alla prossima, dal vostro Sant'Enchan. Ciao! E mi raccomando, Maurizio Zappon, nel tuo canale Crono o Crono de Trigger, menziona il mio canale. Il mio canale che è questo. Vediamo se si apre in tempo. Ecco, mi raccomando, menziona il mio canale. Sant'Enchan. Vi saluto amiche ed amici e ti saluto Maurizio Zappon del canale Crono the Tiger. Alla prossima, ciao, non lasciare di menzionarmi.